Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, iniziamo dal fatto che Aia è un nuovo giocatore del Pisa. Manca solo la firma, ma ormai è ufficiale. Poi Furlan, il Catania sta provando a prenderlo, già è ufficioso. Il Catanzaro vuole provare a rinnovargli il contratto, ma ormai è ad un passo dal Catania. E poi per quanto riguarda Lodi, ha offerte già destinate a partire, ha offerte da Juve Stabia, Monza e Lugano in Svizzera per i preliminari di Europa League. Il Lugano lo vuole per giocarsi questi preliminari di Europa League. E poi c'è Pecorino, Rossetti, Barisic e Di Stefano, che sono Barisic ci entra dal prestito e tutti gli altri sono promossi in prima squadra. Sono giovani di esperienza, un po' di esperienza, perciò secondo me i giovani nella nostra squadra ci servono e possono andare bene. Poi il Catania sta contattando a Palumbo, il ritorno di Fiamma, che quest'estate era ad un passo, poi è andata alla Ternana. E poi per sostituire Aia, che è un difensore forte che ci verrà a mancare, stiamo trattando Camilleri. E poi si sta trattando anche Awa, un giocatore, non so dove ha giocato, non me lo ricordo, ma è un giocatore di classe 98. Ha molta esperienza. Poi per quanto riguarda l'allenatore, ancora non si sa chi viene. Si sta trattando Modica e Dan, ex Chievo. E Modica mi sembra che ha allenato la Cavese quest'anno, sì. Giacomo Modica. Allora ragazzi, per questo video è tutto. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.